Eccoci qui, siamo su Heavy Rain. Dopo qualche difficoltà con i tasti. Allora. E però. Lauren. Mi spiace, Scott. Doveva darmi ascolto, signor Shelby. Le avevo detto di interrompere le indagini. Suo figlio è un serial killer. Quanta gente deve morire prima che lei lo denunci? Gordy ha fatto i suoi errori, ma è sempre mio figlio. Lei non ha figli, signor Shelby. È impossibile che capisca. Non mi lascia scelta. Le sue indagini sono terminate. Sempre. Cos'è? Acqua e auto. Brutta me la vedo. Lauren! Oh, porco. Merda! Ma dico... Allora... Vediamo di svegliarla. Lauren, sveglia! Ehi, dai, sveglia. Lauren! Sligala! Sì. Bravo, perfetto. Madonna, che antipatico però. E... Lauren... Red button. Ma... E adesso prendila, eh. Sta succedendo? Bravo. Oddio. Volevo riprendere a nuotare. Ma mai avrei pensato in questo modo. Ce l'hai una macchina a casa tua? La mia ovviamente è fuori servizio. Sì, certo. Cosa vuoi fare? Ho un paio di conti in sospeso. Forza, ti porto a casa. Chiudi porte e finestre e non far entrare nessuno tranne me, ok? Sii prudente, Scott. Non voglio perderti. Siamo arrabbiati. Right trigger. Vai. Marcia. Madonna, siamo andati in casa così. Ah!
ora! Sì, ma cosa c'è, una colonia qua? Dove sei? Indietro! Non avvicinarti! Ma sparo! Pezzo di merda! Ti prego, non... Non... Tuo figlio ha ucciso quei bambini, vero? È lui l'assassino! No! No, lui è innocente! Non è un assassino! Non lo è! Sei un dannato bugiardo! Dimmi la verità! No! No, ti prego! Non farmi male! Ultima chance! Non lo so! Te lo giuro! Non so niente! Basta, ti supplico, te lo dirò, così. Ti dirò tutto. Gordy voleva solo divertirsi, ok? Voleva emulare l'assassino dell'origami. Ha rapito quel bambino, ma l'ha tenuto sott'acqua un po' troppo a lungo. È stato un incidente, un malaugurato incidente. Voleva solo giocare. Gli ha detto tutto. Piangeva, era così sconvolto da quello che era successo. In ogni caso, Gordy resta pur sempre mio figlio. Non mancherà nessuno. Come? Il bambino che è morto. Non mancherà nessuno. Era feccia di strada, come tanti altri. Ma porca vacca. Sei solo uno schifoso bastardo. Possiamo colpirlo? John Shepard. Che mi dici di John Shepard? Perché porti i fiori sulla sua tomba? Ero il proprietario del cantiere dove John morì. Non ho mai dimenticato. Sono 30 anni che vado a trovarlo al cimitero. John aveva un gemello. Che fine ha fatto? Non lo so. Venne adottato, credo. Sua madre dovrebbe saperlo. Si chiama Anne Shepard. Shepard. Il cuore! Il cuore! Presto! Le mie pillole nel cassetto lì. Cassetto lì dove? Vado piano, sai, faccio con comodo. Ah, l'ho visto il cassetto, sai, vado piano con comodo. Chi è? Straccio. Grazie, mi hai salvato. Mi sono già pentito. Madison. Anne Shepard. Salve, sto cercando la stanza di Anne Shepard. Firmi il registro. Pure. Lei è una sua parente? Sì, diciamo di sì. Oh, sarà contenta di ricevere una visita. Non viene mai nessuno a trovarla. L'Alzheimer le crea difficoltà nel ricordarsi le cose.
Ma le farà piacere. Vedrà. È in fondo al corridoio, stanza 19. Grazie. Allora, stanza 19 in fondo al corridoio. No. Ma dai, cioè... Vabbè, sto tirando, ecco, il joystick verso di me per... Dai, insomma, perché... Aspetta, perché? Diciotto... E questa? Questa vecchietta qui? Nel senso, non è in una stanza. Ma, scusa... Dove vai? Vabbè, non è proprio una stanza. Un attimo. Diciannove. Salve, signora Shepard. È già ora di prendere le pillole? No, signora Shepard, io... Non sono mai puntuali con le medicine. Mi chiedo cosa facciano qui. Nell'altro ospedale erano sempre in orario. Ma qui... Proviamo a presentarci? Mi chiamo Madison Page. Sono una giornalista. Vorrei farle delle domande su suo figlio. Non mi piace questo ospedale. Il cibo non è un granché, mi creda. No. Si ricorda di John? Il mio Johnny è un bravo ragazzo, sa? Lei aveva un figlio di nome John e John aveva un gemello. Ha qui le mie pillole? È l'ora delle pillole. Oh, signor. Allora, assassino dell'origami. Signora Shepard, forse suo figlio è coinvolto in una serie di omicidi. Lei potrebbe darmi qualche informazione che sia d'aiuto alle indagini. È la nuova infermiera. Dove sono le mie pillole? Magari devo dargli ste pillole. Altro figlio. L'altro suo figlio, signora Shepard. Il gemello di John. Come si chiamava? Quale altro figlio? Non ho altri figli. Non ho mai avuto figli. Oh, signor. Famiglia adottiva? Si sforzi, signora Shepard. Il fratello gemello di John venne affidato ad un'altra famiglia dopo l'incidente. Qual è il nome della famiglia adottiva? Ho chiesto una televisione, lo sa. Ma dicono che non hanno soldi. Peccato. Perché io adoro la televisione. Ma mi appoggio. Allora no. Aspetta, c'era qualcosa qui. Qui. Guarda, ci sono anche origami qua. È stata lei a fare questi origami? I miei cuccioli di carta. Loro ci giocavano per ore e ore. Oh. Sono io che ho insegnato i miei ragazzi a farli, sa? Certo, i suoi ragazzi, signora Shepard. Oh, finalmente. John e... Come si chiamava l'altro suo figlio? L'altro figlio? Ho avuto solo un figlio, il mio piccolo Johnny. Aspetta. Ehi, aspetta. Dai però, ma io li odio. Origami. Cosa devo fare? Ah no, ho sbagliato. Allora. Sì. Non mi ricordo. Aspetta, adesso ricordo una cosa però. Il primo.
primo. Questo qua. Cos'è? Sì, Crane. E sono quelli che ci sono lì sul tavolo. No, ho sbagliato. Madonna. Ah. Esatto. Adoro gli origami, ma quello non è il mio preferito. Oh, santa. Non è il preferito. Ma è Dalli. Abbiamo ormai aperto mille volte il cane, così a caso. Anche lei è capace di fare questi cagnolini. I miei figli adoravano gli origami. Li facevamo insieme. John adorava i cagnolini. Li chiamava sempre tutti Max. Max, Max, Max. Lo stesso nome per tutti i cani. Quante volte gli ho ripetuto che non potevano avere tutti lo stesso nome. Ma i cagnolini di carta si chiamavano sempre Max. Buffo, non è vero? Ci sia qualcosa, sto facendo. Allora. Aspetta, qui. Niente. Fiori? Non sembra ricevere molti fiori, signora. No, ma io li adoro. Mio figlio sa che amo i fiori. So che me ne porterà qualcuno. Fiori? Che è questo? Sono i suoi figli, signora Shepherd. John e suo fratello. Sono loro? Sono dei bravi ragazzi. Il padre non si è mai occupato di loro. Era sempre ubriaco. Non hanno avuto una vita facile, creda. I fiori, vuole i fiori. I fiori sono là fuori. E se vado fuori me li fa prendere? I fiori sono fuori. Arrivo, eh? Fiori. Ecco perché prima me li voleva far prendere. Orchidea, guarda caso. Memoria. Perché devo memoriare? Che splendida orchidea. I miei figli amavano le orchidee. Le avevamo anche noi in giardino. Quando John morì, misi delle orchidee sulla sua tomba. Impazzii quando lo venni a sapere. Avevo già perso uno dei miei bambini. E adesso mi portavano via anche l'altro, capisce? Nome della famiglia? La famiglia adottiva, signora Shepherd. Come si chiamava la famiglia che ha adottato il fratello di John? Erano persone davvero per bene. Li ho incontrati, sa. All'inizio andavo spesso a trovare il mio ragazzo. Ma in seguito mi ammalai e non ci potei più andare.
Forse ha creduto che l'abbia dimenticato. Deve aver pensato che non gli volevo più bene. Il suo nome, signora Shepard? Qual era il suo nome? Ma io gli volevo bene. Lei non può immaginare quanto mi è mancato. La prego, Anna. Il suo nome? Qual è il suo nome? Venga qui vicino. Dai, 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 dai. Cosa? Intanto Madison è rimasta un po' sconvolta. E noi non abbiamo capito niente. L'effetto vertigo di Hitchcock, ma non lo è. Bello l'effetto. Madonna, la stanza bianca per i miei occhi ancora è un po'. Ultima prova. Ultima domanda. Sei pronto a sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio? In questa fiala c'è un veleno mortale. No, signora. Una volta bevuto, la morte sopraggiunge esattamente dopo 60 minuti. Bevilo e otterrai le ultime lettere dell'indirizzo. Avrai il tempo sufficiente per salvare tuo figlio, ma dopo tu morirai. Puoi bere il veleno o andartene. La decisione è tua. Indovina un po'. Quello che dovevo, Sean. Papà verrà a prenderti. Ci restano solo poche ore per salvare Sean Mars. Deve pure esserci un maledetto indizio. Probabilmente ce l'ho sotto gli occhi. Quel bambino sta morendo e io non ho combinato un cazzo! Tutto pronto per la tua partenza? Ma che stai dicendo? Le indagini sono finite. Sappiamo chi è stato. La tua presenza qui non è più necessaria, Norman. Adesso potrai portare il tuo resoconto a quelli di Washington. Di sicuro non sentirò la tua mancanza.
Le indagini non sono finite. Non avete nessuna prova contro Mars. Mars è colpevole. Il caso è chiuso. E comunque non è più affar tuo, sei fuori dai giochi. Quindi fai i bagagli e vaffanculo. Blake, sei solo uno stronzo psicopatico da internare. Lo prendo come un complimento. Sai, non me ne frega un cazzo di quello che pensi. Ho trovato l'assassino dell'origami. Tutti contenti, fine della storia. Buon rientro a casa, Norman. Non dobbiamo prendere roba. Il nome dell'assassino è qui, tra questi dati. Devo solo trovarlo prima che sia troppo tardi. Ok, Arion. Ultima cosa, signore. Se mi permette, dovrebbe evitare di esagerare con lei sa cosa. È pericoloso. Molto pericoloso. Se non sta attento, finirà con l'ucciderla, signore. E ciò sarebbe piuttosto spiacevole. Allora, indizi. Non mi ricordo più come funziona questa fase, molto male. Allora, fire... tracce di pneumatici. Harry era in modalità registrazione durante lo scontro con il killer. Forse riesco a trovare qualcosa. Sì, qui sì, direi di sì. Quindi analizza e così. Analizza. Avvia. Insomma, allora un attimo. Avvia. Quindi analizza. La spada era già presente nell'ufficio di Paco. Non ha a che fare con il killer. E indietro. Stop. Ho sbagliato. Difficilissimo. Allora, avvia. Stop. Ma se lo stoppo, delineamento geografico, un attimo. Nessun dato. Aspetta, analizza. Avvia. Avanti. Indietro. Pausa, ecco cosa mi serviva, la pausa. Allora, un attimo solo, sbagliavo tasto. Voglio sapere qui. Analizza. L'orologio d'oro. Esatto. Sono sicuro di averlo già visto da qualche parte. L'R per la promozione di L'R. L'orologio regalato per la promozione a tenente. L'assassino è un poliziotto. Oh oh. Poi.
visto l'orologio, non vedo nient'altro. No, mi dà sempre la spada. Allora, un attimo. Via, vai indietro. Perché non me la toglie da lì adesso? Quel benedetto orologio. Però ecco, non me lo toglie più. Allora pausa, delineamento geografico. Ma non ci avevo messo l'orologio? Seleziona, analizza, delineamento, analizza, ma veramente che due scatole? Un attimo, dovevo selezionare l'orologio. Allora, l'orologio qua lo vediamo. Allora, analizza. Ce l'ho. Stop. Analizza. Va bene. Quindi madò, va bene, poi abbiamo, proviamo ad andare avanti. Due ricevute dello stesso distributore di benzina che sia vicino alla casa del killer. Ecco qua, forse riusciamo a fare un delineamento geografico. Quindi analizza. Così non andiamo da nessuna parte. L'assassino vive in questa zona. Ci abitano 342 persone. Non ci siamo. Devo riuscire a identificare il killer con più precisione. Pare che l'assassino sia un poliziotto. Carter Blake. Si spiegherebbero la fine delle indagini e la sua brama di incastrare Ethan Mars. Continua. Allora, analizza. Analisi impossibile. Un poliziotto. C'è solo un poliziotto nella zona del delineamento geografico. Beccato. È proprietario di un magazzino al porto. Se mi sbaglio, Sean Mars è spacciato. Restare con te, non voglio andarmene. Ascoltami, ci vorranno solo un paio di giorni. Il tempo di risolvere questa storia. Come posso aspettare mentre affronti l'assassino? Non c'è altra soluzione, fidati. Starai da tua madre per qualche giorno e poi tornerò a prenderti. Dimmi chi è l'assassino dell'origami, voglio sapere chi ha ucciso mio figlio. Lauren, quando avrò finito, ti dirò tutto quello che ho scoperto. Te lo prometto.
aspetta! L'acqua continua a salire. Resisti! Torno subito! Questo doppiaggio veramente... Allora, fai in fretta. Se sapessi dove andare... Io non lo so. Andare. Qua ci si arrampica. Manco morto. Qua non si va. E ma allora? Noi eravamo saltati dentro, non so. Niente. Una scala. Mannaggia. Ah, c'è sto tipo. Signore, signore. Papà, papà, è John. Ah, è mio papà. È caduto in un pozzo. Sta andando. Vattene via, mostriciato. E lasciami qua. Devi venire, papà. Devi venire subito. O John morirà. Morirà. Tanto meglio. Una bocca in meno da sfamare. Giusto? Spari. Ti prego, papà, per favore. John morirà. John morirà. Sei sordo o cosa? Finila. Ti prego, papà, devi salvare John. Ci ho provato, John, davvero, credimi, ma non voleva venire. Ti prego, John, non morire, ti prego. No, non dimenticarti di me, Scott. So che dire. Dunque, continuiamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, grazie per averci scelto e alla prossima.